sono Sofì dei Me Contro Te e vi auguriamo tantissimi auguri di Buon Natale. Cosa farete oggi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Per noi oggi è una giornata incredibile perché finalmente ci scambieremo i nostri regali di Natale. Lui in questo momento non c'è, ma io sono qui col suo regalo e ho in mente di fare uno scherzetto. Ovviamente ancora né io ho idea di cosa mi ha regalato lui e né lui ha idea di cosa gli ho regalato io. Guardate cosa ho fatto. Io ho comprato l'iPhone 11 Pro, il nuovo iPhone, quello che desiderava da tantissimo tempo. Sarà felicissimo. Penso che questo sia il regalo più bello di sempre. Questo qui è il sacchettino. Ma io, come vi dicevo, anche se oggi è Natale non si dovrebbe fare, ho in mente di fargli uno scherzetto. Non gli darò l'iPhone così col suo normale sacchetto, ma ho intenzione di escogitare un pacco scherzetto. Venite, venite. Oggi mi andrò a vendicare per lo scherzo di Natale che lui pochi giorni fa ha fatto a me. Mi ha incartato di carta di regalo tutta la cucina. Ci sono stata un'eternità per pulirla. Vado. Ma questo è uno scherzo? Sì, è proprio così, è uno scherzo. Non si era capito? No che non si era capito, lui si è sempre il solito. Ma com'è possibile? Hai rovinato la cucina. Guarda qui il frigorifero. E chi di carta regalo ferisce, di carta regalo perisce. Oggi infatti abbiamo un sacco di carte di regalo. Tra l'altro quella che lui aveva utilizzato per riempire la mia cucina, io l'ho conservata con amore e oggi la andrò ad utilizzare per il suo scherzo. Metterò l'iPhone dentro questa tenerissima scatola, che poi a sua volta sarà dentro quest'altra, che poi a sua volta sarà dentro quest'altra ancora, e poi dentro quest'altra, poi questa, poi questa, poi questa. Insomma, ci sarà un'eternità per scoprire cosa gli ho regalato. Bene, quindi mi metto comoda e iniziamo ad impacchettare il tutto. Ho tantissime scatole da impacchettare e come sapete io non sono bravissima, quindi ci vorrà molto impegno. Avevo già preparato questi pezzettini di carta. Bene, divido questa carta regalo a metà e adesso iniziamo ad appiccicarla. Bene, l'ho strappata tutta. Facciamo, mettiamola così, al contrario. Ok, non se ne accorgerà. Va bene. Ed ecco qui, abbiamo il nostro primo pacchettino regalo. Adesso lo andiamo a mettere in quest'altra scatola. Oh oh. No ragazzi, ma io veramente sono negata. Prendiamo il rispettivo coperchio, che dovrebbe essere questo. E andiamo ad incartare anche quest'altra scatola. Bene. Ok. Oh oh. La carta non basta. Dai, per un centimetro, ma non ci credo però. Io odio incartare i regali. È una cosa che proprio non sopporto. Ok, qui c'è quest'altro. Questo pezzo è gigantesco. Ritagliamolo. Sì ragazzi, ce l'ho fatta. Scatola dopo scatola ho incartato tutto per bene. E adesso il tocco finale, la ciliegina sulla torta, il fiocco sulla scatola. Questo qui dovrebbe essere un fiocco, perché lui ogni volta da questo ne crea un fiocco. Ma io non lo so come si fa. Lui tira e poi per magia si crea tipo così. No, provo a tirare questo. Vediamo, tiro. No vabbè, si sta formando. È incredibile. Wow, guardate, un bellissimo fiocco verde come il suo colore preferito. Lo mettiamo qui. Ok, così. Ho sbagliato tutto. Forse è meglio se lo taglio questo nastrino e lo metto con lo scotch. Ottima idea. Finalmente il pacco è pronto. Lo andiamo a mettere sotto l'albero. Qui. A questo punto non ci resta che aspettare lui. Uno, per vedere la sua reazione allo scherzo. Ma due, per vedere cosa mi ha regalato. Sofì, guarda un po' qui cosa c'è. Il tuo regalo di Natale. Sei pronta per spacchettare i regali? Vieni con me, andiamo sotto l'albero. Mia cara cacciofina, ecco a te il tuo regalo di Natale. Wow, Gucci. Ebbene sì. Incredibile, ok, grazie. Ok, ma è il mio regalo? Sì, certo, questo è il tuo. Wow! Ma è una mega scatola pesantissima. Eh sì, c'è davvero un regalo prezioso dentro. Chi apre i primi regali? Io. Ok, allora qui c'è un fiocchettino. Bene. Una lettera, Gucci, ok? Ma come? Era la lettera col mio pensierino. Eh già, buona Natale, Sofì, di Bibi, ok, ciao ciao. Grazie.
Ma come? Va bene, continua ad aprire. Ok, 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 ci sono quasi. Come vedete, questa è una sacca con scritto Gucci. Cos'è? Una borsetta? Cos'è? Non lo so, aprilo e scoprilo. Ho indovinato. Aprilo e scoprilo, ho detto. Ah, è una borsetta. È quella che volevo io. Grazie. La volete vedere? Guardate. È bellissima. Wow. È una borsetta carinissima col cuore. Tutta rossa. Wow. Sì, ok, ma adesso tocca a me aprire il regalo. Che emozione. È una mega scatola. Chissà cosa c'è. Vado ad aprire. Il mio regalo ti piacerà tantissimo. Ma cos'è? Una scatola coi fenicottei? Vabbè. Apro. Ma... Che significa? Sofì, ma cos'è? Un'altra scatola? Volevo fare un bel fatto regalo. Ok, adesso... Oh, un'altra scatola con una scatola! Ma che sta succedendo? Dai, speriamo che questa sia l'ultima scatola! Oh no, sono ritornati i fenicotteri! Ma dai, ti piacciono tanto i fenicotteri! Ok, un'altra scatola ancora! Lento, guarda che il contenuto è delicato! Un'altra scatola ancora, basta! Cosa è qua? Dai, speriamo che sia l'ultima, l'apro! No! Ridetta, sarai il più fortunato! Sammy, che razza di regalo è questo, eh? Si può sapere, ma dove le hai trovate tutte queste scatole con i pappagalli e con i fenicotteri? Lui non poteva essere così semplice. Dovevi sudartene il regalo. A te piace farmi gli scherzi? Riempirmi la cucina di carta da regalo? Ecco, questa è la mia vendetta. Ti prego, fai che c'è il regalo. Ti prego, ti prego, ti prego. No! Vada, dammi, non ne posso più. Ma poi non vorrei dire, ma il regalo si sta rimpicciolendo sempre di più. Era partito che era una mega scatola che pensavo contenesse un mega regalo, ma adesso è sempre più piccola. Finirà che dentro ci sarà una monetina. Ricorda, nella botte piccola c'è il vino buono. Ricorda che a me il vino fa schifo e che spero qui dentro non ci sia una botte di vino. Una botte minuscola. Ok, per favore, fa che qui ci sia il regalo. Ti prego, ti prego. Se ti piace. Ma che significa? Non scende neanche! Regalo! Hai fatto un bellissimo regalo! Ti ho regalato una cover per iPhone! Già, se solo non fosse che il mio iPhone non è l'iPhone Pro! Mi hai regalato la cover di un telefono che non ho! No, ho sbagliato, giusto! Tu hai l'iPhone 10, sono io quella che ha l'11 Pro! E vabbè, vorrà dire che questa cover la prenderò io per il mio telefono, in fondo è gialla, è il mio colore preferito! No, non me ne porto figo secco, la tengo io! Dai, devo essere sincera, in realtà ti ho fatto un altro regalo! Che regalo? Non vorrei dire che ci sono altre scatole da aprire! No, nessun'altra scatola, lo prometto! Mio caro lui, ecco a te il tuo regalo, anzi il tuo vero regalo. Wow, chissà cosa c'è qui dentro. Giuro che se è un altro scherzo me la paghi. Non ci credo, il nuovo iPhone. Grazie. Sì. Yeah, buon Natale. Non vedo l'ora di aprirlo. E voi che ci state guardando, avete ricevuto i regali di Natale? Cosa avete ricevuto? Scrivetelo qui sotto nei commenti. In quanti hanno ricevuto dei gadget, delle trote, il fantalibro, le nostre felpe o i biglietti per vedere il nostro film al cinema? Se vi hanno fatto un altro regalo, potete sempre chiedere i biglietti per andare a vedere il nostro film al cinema, perché non ve lo potete assolutamente perdere. Lo scontro finale con Signoresse, la nostra grande occasione per scoprire chi è quel malefico. È un evento troppo importante. Ma comunque, speriamo che oggi di essere riusciti a strapparmi un sorriso. Se ancora non vi siete iscritti al nostro canale, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre se vi siete persi i video di ieri, cliccate qui davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una missione avventura. Buon Natale, ciao!